Buongiorno, buongiorno, ben ritrovati all'appuntamento con la nostra informazione e benvenuti a TG Prima. In primo piano l'Agenzia Europea del Farmaco, l'EMA, ha dato l'ok condizionale al vaccino anti-Covid Pfizer-BioNTech per l'Unione Europea. Al momento non ci sono indicazioni che il vaccino non funzionerà contro la variante del Covid, lo ha detto Emer Cruk, direttrice esecutiva dell'Agenzia Europea del Farmaco. L'Agenzia Europea del Farmaco ha dato l'ok al vaccino Pfizer-BioNTech, è la notizia che aspettavamo. La battaglia contro il virus è ancora molto complessa, come dimostrano anche le ultime notizie provenienti da Londra, ma avere a disposizione un vaccino efficace e sicuro apre ad una fase nuova e ci dà più forza e fiducia. Questo era il commento del ministro della Salute Roberto Speranza. E scatta domenica 27 dicembre il Vaccine Day per il coronavirus anche nella regione Campania. La giornata simbolica delle vaccinazioni anti-Covid si terrà in contemporanea in tutta Europa ed in Campania saranno 27 centri vaccinali tra ASL ed ospedali. Ciascuno effettuerà 100 vaccinazioni dalle ore 9 del mattino fino alle 22, per un totale di 2.700 vaccinati. Le dosi del vaccino Pfizer saranno somministrate al personale dipendente e ad alcune categorie come componenti dell'unità di crisi anti-Covid-19. A Napoli sono già in allestimento le tendostrutture dove saranno fatte le vaccinazioni all'ospedale Cotugno ed all'ospedale del Mare. L'ASL Napoli 1 ha chiesto la possibilità di allestire la tenda anche all'ospedale San Paolo, mentre in queste ore sono iniziate le prenotazioni. Dopo la vaccinazione, i pazienti aspetteranno dai 15 ai 20 minuti nelle camere di osservazione prima di andare via, poi saranno sottoposti al monitoraggio nei giorni successivi per verificare l'eventuale emergere di allergie o reazioni indesiderate. 7 passeggeri sui 245 arrivati in aereo a Napoli e provenienti da Londra sono risultati positivi al coronavirus. Lo rende noto l'unità di crisi della regione Campania che ha disposto per queste vacanze natalizie controlli su chiunque arrivi in Campania negli aeroporti e nelle stazioni. I 7 sono stati controllati all'aeroporto di Napoli Capo Dichino e trovati positivi al SARS-CoV-2. Come rende noto ancora la regione Campania, si stanno effettuando analisi più approfondite sul virus per determinare se si tratti della nuova variante del coronavirus, isolata per la prima volta proprio nel Regno Unito, che desta più preoccupazione per la maggiore velocità di diffusione. E ancora il Covid. Il ministro della Salute ha comunicato che in Italia nelle ultime 24 ore sono stati registrati 10.872 nuovi casi di Covid-19 e 415 decessi. Ad oggi ci sono 613.582 attualmente positivi, con un calo nelle ultime 24 ore di 9.178 unità. L'incremento dei guariti e dei dimessi in un giorno è di 19.632, mentre i ricoverati in terapia intensiva in Italia sono 2.731, 12 in meno rispetto a ieri. E invece il bollettino per quanto riguarda la Regione Campania nelle ultime 24 ore recita che i positivi del giorno sono 691, di cui 596 asintomatici e 95 sintomatici. I tamponi del giorno sono 9.662 per un totale di positivi pari a 181.259 ed un totale di tamponi eseguiti pari ad 1.917.679. I deceduti sono 28, 6 nelle ultime 48 ore e 22 in precedenza, ma registrati ieri per un totale di deceduti da inizio pandemia pari a 2.599. I guariti sono 1.097 per un totale di guariti pari a 95.128. Il report posti letto su base regionale indica 656 posti letto di terapia intensiva disponibili ed occupati 120, mentre per quanto concerne i posti letto di degenza disponibili sono 3.160, mentre quelli occupati sono 1.571 tra posti letto Covid di offerta pubblica e privata. Il sindaco di Avellino, Gianluca Festa, ha parlato nella sua consueta diretta Facebook del lunedì ai suoi concittadini e ha anche anticipato alcune misure che si adotteranno nella sua città, in contrapposizione all'ordinanza del governatore della Campania, De Luca, su cui ha qualcosa da dire. Ascoltiamolo in questo servizio. E sto anche immaginando in collaborazione con i dirigenti scolastici degli istituti comprensivi della città, di fornire loro tamponi, i nostri tamponi,
rapidi, in modo che possano effettuarli in ogni plesso, in maniera chiaramente gratuita da parte nostra, in ogni plesso a favore di docenti, di personale ATA, anche dei bimbi e dei genitori. La ripartenza dobbiamo raggiungerla, ma assolutamente in sicurezza. Evidentemente non riaprirò mai le scuole se c'è il minimo pericolo di contagio, però dobbiamo lavorare affinché questo obiettivo si possa raggiungere. Altra questione relativa ai locali: c'è stata questa serie di ordinanze tra Conte e De Luca. Io sto valutando in maniera molto seria e concreta la chiusura dei bar per il 24. Se dovessi accorgermi, se dovessi rendermi conto che l'apertura dei bar, che in questo momento, insomma, per De Luca si può fare o non si può fare, c'è anche l'impugnazione, da quello che comprendo, rispetto a questa ordinanza, ma al di là di quello che fa il governatore, onestamente poco mi importa. Certamente non potrei mai consentire assembramenti in prossimità dei bar il 24. So che sarebbe un sacrificio, so che da parte mia sarebbe anche una scelta forte, ma se serve a garantire la nostra sicurezza e la nostra salute, non esiterò a chiudere i bar o comunque i luoghi della movida e dell'aperitivo il 24 dicembre. E restiamo nell'Avellinese, a Chiusano San Domenico, proprio in provincia di Avellino. I commercianti sono allo stremo delle forze ed insieme al sindaco Carmine De Angelis hanno deciso per la linea dura contro le ordinanze del presidente della regione Campania, Vincenzo De Luca. Con un'ordinanza il primo cittadino ha deciso che bar, ristoranti, pub ed altre attività che in Campania non saranno consentite in questi giorni saranno aperte. Secondo il sindaco di Chiusano, docente di diritto, De Luca non avrebbe potuto quindi adottare le restrizioni imposte 2 giorni fa. Ma soprattutto per De Angelis a tutto c'è un limite, ma rendersi partecipe di scemenze normative no. Lo devo alla mia professione ed allo Stato di diritto. Secondo il sindaco non sono previsti nel suo comune afflussi consistenti di persone in questo periodo. Il contagio da Covid è ridotto a pochi e sporadici casi, di tanto in tanto. I pochi esercizi commerciali possono essere facilmente controllati, ma soprattutto è necessario assicurare un minimo di vivibilità alla popolazione presente sul territorio, cui non è consentito dalle disposizioni vigenti recarsi presso il capoluogo di provincia o verso altri comuni. Quindi i servizi di ristorazione dalle 5 alle 18 saranno consentiti, così come le consumazioni ai tavoli, ma fino alle ore 18. Il sindaco di Napoli, Luigi De Magistris, e l'assessore al lavoro, Monica Buonanno, con le organizzazioni sindacali e delle lavoratrici e dei lavoratori Whirlpool Napoli, lanciano l'hashtag Luci su Whirlpool, una campagna social per tenere alta l'attenzione sull'avvertenza dei lavoratori di Via Argine. L'invito è per testimoniare attraverso i social la vicinanza ai lavoratori e alle lavoratrici con una foto, una poesia, una canzone o un qualsiasi contenuto per far arrivare un messaggio forte e chiaro. Non spegnere Whirlpool a Napoli, al centro di una vertenza simbolo della deindustrializzazione della città. Dopo 18 mesi, spiegano il sindaco Luigi De Magistris e l'assessore Monica Buonanno, rischia di calare il buio sulla vicenda Whirlpool Napoli. Parrebbe che a nulla siano valsi gli appelli dei lavoratori, del Comune di Napoli, della Regione, dei sindacati, affinché venisse rispettato il patto dell'azienda con il territorio napoletano, che in periodo di pandemia si prepara a vivere l'ora più buia. Non possiamo accettarlo, dopo aver spento Palazzo San Giacomo per far comprendere l'importanza di questa avvertenza, chiediamo a tutti, al contrario, di fare luce su questa vicenda, perché non possiamo abbandonare centinaia di famiglie ad un destino terribile. E restiamo a Napoli. Napoli si prepara ad un Natale di Napoli Solidarietà Diffusa, che comprende una serie di iniziative rivolte ai più fragili. Il consueto pranzo natalizio per le persone in difficoltà viene sostituito da una serie di interventi a sostegno delle fasce più deboli. Alimenti e generi di prima necessità giungeranno a carceri, mense, centri di accoglienza, case per anziani e a quanti già si occupano della solidarietà. Il tutto col supporto di una schiera di volontari, compresi gli operai e le operaie della Whirlpool.
Il Natale di solidarietà diffusa oggi ha fatto tappa alla mensa del Carmine, già attiva in iniziative del genere grazie al lavoro di Don Francesco e dei suoi volontari. Presente anche Monica Buonanno, assessore alle politiche sociali e del lavoro. Ascoltiamo in questo servizio le voci dei protagonisti. Abbiamo pensato quest'anno così difficile e così inatteso nelle sue modalità di svolgimento delle feste di non lasciare le persone più fragili comunque sole, perché di suo il Natale amplifica ciò che c'è di bello e ciò che c'è di brutto. Se una persona a Natale sta bene si sentirà ancora meglio, ma se una persona a Natale non sta bene purtroppo si sentirà ancora peggio, e noi abbiamo voluto fortemente che questo perlomeno si riuscisse un po' a ridurre come fenomeno. E abbiamo pensato, invece del solito pranzo di Natale che non abbiamo potuto fare, di sostenere le realtà che sui diversi territori a loro volta sostengono le persone prioritariamente senza dimora o comunque a rischio di forte disagio economico e sociale. L'ASL di Caserta ha diramato il consueto bollettino di aggiornamento quotidiano sull'andamento della curva epidemica in terra di lavoro. Nella giornata del 21 dicembre si certificano 98 nuovi positivi, un deceduto e 345 guariti. I tamponi processati sono pari a 1049, per un tasso di positività pari al 9,3%. La città che fa registrare il maggior numero di attuali positivi è la città di Aversa, con 414, seguita da Marcianise con 386 e da Caserta con 304 casi. Alle ore 5.30 di questa mattina un uomo è stato travolto da un treno in corsa tra le stazioni di Villa Literno e Falciano del Massico. Il fatto è avvenuto sulla linea Napoli-Roma via Formia, un tratto che è abbastanza utilizzato anche in tempo di coronavirus da tanti pendolari che si recano dalla provincia di Caserta alle città del Basso Lazio. La circolazione è rimasta ferma per ore in attesa degli accertamenti delle forze dell'ordine, che stanno indagando su ogni pista possibile, anche se la più accreditata resta quella del gesto estremo. E cambiamo argomento, ora è il momento dello sport. Una partita molto delicata per la classifica, il Napoli la gioca oggi in tribunale, ancor prima di scendere in campo domani contro il Torino, quando gli azzurri saranno ancora in ritiro presso l'Hotel Britannique. È fissata per oggi infatti l'udienza del Collegio di Garanzia dello Sport in merito al ricorso del club azzurro circa la sconfitta a tavolino combinata dal giudice sportivo riferita a Juventus-Napoli, gara in programma lo scorso 4 ottobre e mai disputata. Il caso della partita, il 3-0 a tavolino a favore dei bianconeri, il punto di penalizzazione, sono gli elementi che verranno discussi dalle ore 14.30 a sezioni riunite con il presidente Franco Frattini e quattro componenti delle altre sezioni. Aurelio De Laurentiis ha affiancato a Grassani l'avvocato amministrativista Romano Enrico Lubrano, esperto anche in diritto sportivo. Ricordiamo che FIGC e Juventus hanno scelto di non costituirsi, come accade quando ci sono contenziosi tra due club, e non porteranno dunque elementi nuovi in sede dibattimentale. Il verdetto è atteso già in questa serata. E con lo sport, con il calcio, eravamo in chiusura, era la nostra ultima notizia. Vi auguriamo un buon proseguimento di giornata sui nostri canali.